Essere o dover essere, il dubbio amletico, contemporaneo come l'uomo del neolitico. Nella tua gabbia due per tre, mettiti comodo, intellettuali nei caffè, internetologi, soci onorari, il gruppo dei selfisti anonimi. L'intelligenza è demode, risposte facili, dilemmi inutili. Cercasi, storie dal gran finale, sperasi, comunque vada Pantarei, a singing in the rain. Lezioni di Nirvana, c'è Buddha in fila indiana, per tutti un'ora d'aria di gloria. La folla grida un mantra, l'evoluzione inciampa, la scimmia nuda balla, occidentali scarma. Maleodoranti esseri umani, ben ritrovati amici e amiche che ci seguite sui canali digitali in Friuli Venezia Giulia e Veneto ed in streaming. Ci siamo ovviamente riferiti a quelle immagini, ne parleremo poi. Ci sono cassonetti dove bisogna inserire quanto abbiamo da gettare, tra virgolette, nei rifiuti, eppure c'è gente maleodorante, lo ripeto, che lascia fuori dei cassonetti, lavandini, di tutto e di più. Di tutto e di più. Dico, non è una cosa salutare, ma ne parleremo poi. Allora, la domanda che abbiamo posto nelle precedenti edizioni del telegiornale: clandestini, decisioni veloci sull'asilo senza poter ricorrere e rimpatrio immediato. Sei d'accordo? Sì, il 98%, no, e vabbè. Il 2% saranno quelli, insomma, che vivono grazie ai clandestini, no? Percependo 35 euro al giorno, o comunque forse quelle persone che si sentono le nuove Giovanne d'Arco di noi altri, e allora, hai capito, dicono di no. La domanda di oggi è particolare, quindi bisogna stare molto attenti. Perché? Perché i grandi servizi segreti tedeschi, ma potrei dire anche francesi, che penso di essere al massimo, non solo si sono lasciati sfuggire gli attentatori di Parigi, ma addirittura anche l'attentatore che con il camion travolse molte persone a Berlino, uccidendole. Anis Amri. Anis Amri riuscì addirittura a fuggire e fu bloccato a Sesto San Giovanni. Due poliziotti, tra cui un nostro corregionale, gli si avvicinarono, gli chiesero i documenti e questo qui, senza pensarci due volte, levò dal suo zaino la pistola sparando e ferendo, tra l'altro, un poliziotto, proprio un nostro corregionale. Il collega di questi sparò e uccise il terrorista. La Germania, subito con la Merkel, col ministro della difesa, insomma, elogiarono i nostri poliziotti. Forse qui da noi qualcuno fece una gran cavolata, e uso un eufemismo, facendo i nomi e i cognomi. C'è una cosa questa incredibile, non fanno i nomi e i cognomi dei pedofili, non fanno i nomi e i cognomi di chi è spaccia e quant'altro, i nomi dei due poliziotti li hanno fatti, due nani secondi dopo. Cioè bisogna essere veramente teste quadre e a spicchi, quadre e a spicchi. E allora la Germania aveva deciso di attribuire una onorificenza a questi due agenti della polizia di Sesto San Giovanni che hanno catturato appunto il terrorista della strage di Berlino. Cos'è accaduto?
che a causa di alcuni post pubblicati sui loro profili Facebook, perché poi cosa è accaduto? Che il giorno dopo alcuni giornali subito andarono su Facebook e pubblicarono alcuni post. Post che intenderebbero far capire una loro, come posso dire, simpatia per la destra e che quindi rischia di mettere in imbarazzo il governo tedesco. Questa è la nuova notizia sui due poliziotti eroi, che dopo il loro gesto hanno avuto più problemi che onori. Infatti, dopo le decisioni di quella testa di quadra spicchi di fare il nome e cognome dei due, oggi per sicurezza li hanno trasferiti in un luogo segreto, come fossero due testimoni di giustizia. Un cambio di vita imposto appunto proprio in seguito alla loro operazione su Anis Amri. Ora invece, e questa è la domanda, questa assurda, non è che a noi ci fregano molto le onorificenze che arrivano dalla Germania, no. Però dico che proprio la Germania mette i puntini su un lei quando la Merkel nasce e diventa politica e anche a capo di organizzazioni nella DDR, che non era la Germania occidentale ma quella orientale, fa specie. E allora la domanda è questa: Berlino non premia i poliziotti italiani, hanno il paese il terrorista ma sono fascisti. C'è una foto di un poliziotto che fa il saluto romano, forse è come fare il saluto col pugno, no? Se andiamo a pensare quanti morti ha fatto Stalin e quant'altro, no? Però dico, vabbè, non entro nel merito. Quell'altro aveva postato la foto del duce e via discorrendo. Io personalmente, se la democrazia è forte, non deve aver paura nemmeno di questo, cioè se veramente è forte, ha paura di un post. E qui invece se questa no, questa diciamo pruderia, no, di chiamare subito fascisti chi non la pensa, no, chi non si assoggetta al pensiero unico. A proposito del pensiero unico, lasciami la domanda, stanno facendo il congresso, l'assemblea con Renzi ha detto mi dimetto, sì ma non adesso, insomma, è inutile che ce lo nascondiamo. La lotta è all'interno del PD tra democristiani e comunisti. Democristiani e comunisti. Chi prenderà il potere? Emiliano! Il presidente, il Bud Spencer della Puglia, lui è il presidente della assomiglia a Bud Spencer, non sto mica scrivendo alto, sembra, lui ha detto, se mi chiamano sono qui, quindi si ritorna indietro, vabbè, ma ritornando, questa è la domanda, è incredibile. Allora, apriamo il giornale, muore sulle piste di Forno di Sopra, sciatore di Lignano. Il servizio di Omar Costantini. Tragedia nella giornata di ieri sulle montagne friulane. Sergio De Bortoli, 50 anni, di Lignano Sabbiadoro, sciatore, è morto all'istante colto da un infarto mentre in compagnia di alcuni amici e dei figli stava praticando fondo lungo l'anello che porta da Santa Viela a Varmost in comune di Forni di Sopra. De Bortoli all'improvviso si è accasciato al suolo privo di sensi. Scattati i soccorsi da Udine a bordo dell'elicottero, in arrivo i sanitari del 118. Purtroppo ogni tentativo di rianimazione è stato vano. La salma del cinquantenne è stata composta nella cella mortuaria del cimitero della località turistica Carnica dopo il nulla osta per la rimozione da parte del magistrato di turno della procura di Udine. Tragedia della strada invece questa mattina a Campolongo nel Padovano, un'auto è uscita di strada finendo nel fiume, a perdere la vita un poliziotto, Alessio Conforti. C'è un problema sul ponte. Cosa abbiamo? C'è un problema sul ponte di Padovano. Ah,
quando allora vado avanti io. Allora, soccorso in casa questa mattina a Valvasone, una donna infatti è stata colpita da malore. Hanno collaborato assieme 115 e 118, poi la donna è stata ricoverata all'ospedale di San Vito al Tagliamento, dove non sarebbe comunque in pericolo di vita. Cade dalla bicicletta e sbatte la testa, paura per una 34enne di Azzano, decimo. Alberto Comisso. È caduto dalla bicicletta sbattendo la testa sull'asfalto. Paura questa mattina, poco prima di mezzogiorno, per un 34enne di Azzano Decimo che in sella alla sua due ruote stava percorrendo la strada che dal centro porta a Fagnicola, quando per causa il vaglio della polizia locale all'intersezione con via San Rocco Mantova è franato a terra. L'impatto è stato violento, tant'è che l'uomo ha riportato profonde ferite alla testa. Immediato l'arrivo del personale del 118 con l'ambulanza, mentre dalla centrale è stato richiesto il decollo dell'elisoccorso. Ricevute le prime cure sul posto, il 34enne è stato condotto con l'elicottero all'ospedale di Udine. Le sue condizioni sono serie, ma non è in pericolo di vita. La dinamica, come detto, è al vaglio dei vigili urbani, ma appare che nell'incidente non siano stati coinvolti altri mezzi. L'uomo, che vive ad Azzano Decimo con il padre, sarebbe stato colto da un improvviso mancamento che gli avrebbe fatto perdere l'equilibrio. Io ho diversi servizi, ma abbiamo dei problemi, mi dicono, sul ponte che collega la nostra redazione con la redazione del Veneto. Quindi per il momento devo per forza saltare ospiti e servizi. Vediamo se riusciamo a ripristinare il collegamento quanto prima. Infortunio sul lavoro ieri sera a San Giorgio di Nogaro, il servizio di Omar Costantini. Infortunio sul lavoro ieri sera presso un'azienda ubicata nell'area artigianale e commerciale di San Giorgio di Nogaro, in provincia di Udine. Un uomo di 52 anni, dipendente della cooperativa, sarebbe stato colpito da una balla di plastica riciclata. Nel violento impatto avrebbe riportato diverse ferite e ricoverato Udine fuori pericolo di vita. Sul posto hanno operato i sanitari del 118, i vigili del fuoco del distaccamento di Cervignano e i carabinieri della compagnia di Latisana per le indagini di polizia giudiziaria. Controlli dei carabinieri nel fine settimana in provincia di Pordenone. Andiamo a vedere i risultati del servizio di Alberto Comisso. Nascondevano della droga all'interno della macchina. Durante un servizio di controllo alla circolazione stradale, i carabinieri di Aviano hanno fermato un Audi Q5 intestata ad una grossa azienda di Porcia. Il conducente, un quarantenne libero professionista di Polcenigo, ed il passeggero 44enne disoccupato di Venezia sono apparsi subito nervosi, tanto che i militari hanno deciso di approfondire la loro posizione. Il passeggero aveva nascosto 10 grammi di marijuana che teneva in tasca all'interno di sacchetti di plastica, oltre a due spinelli già pronti all'uso. Anche sul conto del conducente del veicolo aziendale non sono mancati riscontri. Nella sua abitazione di Polcenigo sono stati rinvenuti 40 grammi di marijuana custoditi in due barattoli in vetro all'interno di un armadio. Intanto una pattuglia del radiomobile di Sacile è intervenuta a Fontana Fredda in via Puccini per un incidente. Sul posto un Alfa Romeo 147 era uscita di strada, a bordo due dipendenti civili della base americana di Aviano di 22-23 anni. La conducente ha da subito palesato sintomi d'abuso di alcol, tanto che a causa delle sue precarie condizioni non è stata in grado di sottoporsi ad alcol test, immediato ritiro della patente di guida e del sequestro del veicolo. Allora, la stazione di Pordenone, l'autostazione, la zona insomma, sta diventando terra di nessuno. È inconcepibile che quel quartiere, quella zona soprattutto, non sia vigilata H24, in particolare nelle ore diurne e comunque sino alla mezzanotte. Lo dico perché quello che sta accadendo ha dell'inverosimile. Sappiamo che le stazioni e comunque le stazioni, le autostazioni, alla fine sono dei ricettacoli per taluni personaggi che vi sguazzano, voi per spacciare, voi per creare problematiche, però che quella zona Pordenone diventi terra dove si contrastano gang che potrebbero essere messe KO
già all'inizio lo trovo alquanto strano. Il primo episodio lo abbiamo avuto martedì scorso, poi venerdì, a combattersi le solite due gang che, a quanto mi dicono, si conoscono anche i componenti, no? I componenti. E allora Alberto Commisso ha preparato il servizio. Chiamiamola pure Terra di Nessuno, uno spazio, quello della stazione di Pordenone, diventato teatro di scontri tra gang rivali, da una parte quelle magrebine, dall'altra quelle dei Balcani o comunque dell'Est Europa, giovani che spesso sotto l'effetto di alcol e droghe se le danno senza esclusione di colpi. Soltanto la settimana scorsa i regolamenti di conti certificati sono stati due. La fotografia dell'ultimo episodio è chiara, un ragazzo disteso davanti all'atrio della stazione col volto sanguinante, testimoni che parlano di alcuni ragazzi armati di spranghe, un ferito all'ospedale, un altro giovane fermato perché ritenuto responsabile dell'aggressione, altri ricercati per lo stesso episodio. Come sarebbe emerso da alcune testimonianze registrate dalla Polfer, sarebbero spuntate spranghe e mazze. Tutto è partito poco dopo le 17, quando una ragazza uscendo dal bar ha visto un ragazzo disteso per terra ed è andata a cercare aiuto. La Polfer ha soccorso il giovane, si parla di un 17enne di origine magrebina, che lo ha portato in ospedale per gli accertamenti e gli esami diagnostici, avrebbe riportato fratture al volto. Il giovane ha raccontato di aver perso conoscenza e, stando alle testimonianze, questo sarebbe avvenuto in seguito all'aggressione armata di altri ragazzi. Poco dopo, le forze di polizia sono riuscite ad individuare uno degli aggressori e l'hanno fermato. Secondo una prima ricostruzione, i ragazzi protagonisti della lite potrebbero essere proprio quelli coinvolti martedì nell'aggressione di un minorenne, sempre nell'area dell'autostazione. Allora, andiamo a Udine, vediamo se a Udine c'è l'ospite. Vorrei dialogare anch'io quest'oggi, ma visto che con il ponte a Portoguaro e nel Veneto abbiamo problematiche, potremmo dialogare. Lo chiedo a Michelangelo Giumanini, che tra l'altro è un insegnante, no? È un insegnante. Mi pare che di fatto voi insegnanti, per paura di ritorsioni, per paura di denunce, per paura di situazioni vere, poi abbiate in qualche modo tirato i remi in barca. Mi spiego meglio. Non dico di ritornare ai tempi del sottoscritto, quando il Don Savio di turno era un mio professore di italiano, di filosofia, se non sapevi declinare il latino ti dava le legnate. Però nemmeno alzare le mani davanti a bulli, davanti a soggetti che poi diventano, diciamo, come posso dire, fanno gruppo e creano queste gang. Qualcuno dice, sì, ma noi insegnanti abbiamo le mani legate, perché la prima cosa che fai, ti trovi subito quello che ti risponde o l'intervento dei genitori, è così? No, ha perfettamente ragione, il quadro che lei ha descritto è pienamente corrispondente alla realtà dei fatti. Purtroppo ormai noi professori siamo sistematicamente intimiditi, e vuoi che ti prospettano denunce, e vuoi che si vengano a lamentare perché quella cosa lì non va bene e quant'altro. Effettivamente noi ci troviamo con le mani legate, noi non possiamo dare una strigliata forte, si intende, niente di fisico, ma semplicemente anche dare una scossa a questi ragazzi. Peraltro siamo dei professionisti, quindi sappiamo come interagire, no? Ci rendiamo perfettamente conto di quali sono i nostri limiti e quant'altro. Il problema è che tu dai, peraltro poi ci sono due ordini di problemi. Il primo è che noi dobbiamo fare una didattica personalizzata, no? A persona, perché siamo di fronte a casi difficili, i cosiddetti DSA o i 104. E poi dopo siamo di fronte a casi di bullismo e lì non possiamo intervenire, perché proprio laddove c'è il bullo, se tu vai a dire qualche cosa, mi permetto di fare questo, come dire, adagio, no? Che la mela non cade mai lontano dal tronco. Se il bambino è in quelle condizioni lì, forse sì, c'è qualche ragione che però alberga non certamente nelle scuole, ma al di fuori delle scuole, parliamoci chiaramente. Certo, questi ci inibiscono qualsiasi intervento di natura disciplinare corretta. A questo punto noi siamo impotenti. Sì, a me sono venuti delle persone a dire che, guardi, per circa la condotta lei si faccia gli affari suoi.
Anche qui è una chiara intimidazione, nel senso che non è vero, il nostro compito è da una parte educare e dalla parte formare, quindi noi dobbiamo dare conoscenza, ma dobbiamo altresì dare, come dire, quest'idea della convivenza che passa attraverso delle regole, regole che però sono, come dire, declinate appunto su un determinato tipo di comportamento che sottintende alla correttezza e al rispetto degli altri. Però... Mi permetta però, Giumanini, intervengo io adesso, per dire, ma gli insegnanti di oggi effettivamente con queste regole sono preparati poi per mettere in pratica quello che lei dice? Ma guardi, allora, c'è un problema che certe regole, specialmente in Italia, sono così bizantine che anche se tu sai, anche se tu conosci, è difficile applicarle. Lei capisce che in classi di 25 persone, stavamo parlando prima della didattica personalizzata, cioè ogni soggetto ha un suo approccio, ha un suo metodo e quant'altro, lei se ne rende conto che diventa un po' difficile, no? Perché con 25 persone hai 25 modalità didattiche, diventa difficile. Certamente con classi a numero ridotto e quant'altro probabilmente si riesce a lavorare bene. Anche qui so che non vorrei scatenare un putiferio, ma io sono dell'idea che personalità con particolarità dovrebbero essere trattate in maniera diversa, probabilmente anche in classi speciali, il che poi non vuol dire che nel superato, diciamo, la fase problematica, grazie appunto agli interventi di questi docenti preparati, poi questi non possono essere inseriti nelle classi normali. Faccio presente che in tutta Europa peraltro si fa così, quindi certo. Sì, voglio dire, non è che capisco che in Italia forse questo discorso dice aiuto, no, queste cose non vanno bene, integrazione, se poi fosse questa l'integrazione vera, parliamoci chiaro, crea solo dei problemi, perché fai degli interventi che gli altri vedono e lo dici, ma no, scusi, ma perché professore questo ha fatto così? No, perché questo... Poi anche talvolta ridicoli. Perfetto. Si presentano con lenzuoli perché, cioè, fotocopie ingrandite, quando il bambino è dislessico il problema non è presentargli un foglio grande, ma dargli un carattere ad alta leggibilità, che è un altro paio di maniche. Bene, grazie a Michelangelo Giumanini per il suo intervento. La linea torna a Pordenone, al direttore. Abbiamo ristabilito il collegamento con il Veneto, quindi ritorniamo indietro per un attimo. Dicevamo della tragedia della strada questa mattina a Campolongo, dove un'auto finisce nel fiume e muore un poliziotto. Alessio Conforti. A lanciare l'allarme questa mattina all'alba sono stati alcuni automobilisti di passaggio in via Roma a Pontelongo, in provincia di Padova. Un Opel Corsa di colore bianco era infatti finito all'interno del fiume Bacchiglione. All'arrivo sul posto dei soccorritori, per il conducente al volante del mezzo non vi era già più nulla da fare. Ha perso la vita il 44enne Filippo Mabea, poliziotto della Scientifica, sposato e padre di due figli, che con tutta probabilità stava tornando dal suo turno di lavoro, salvo poi finire, per cause ancora in fase di ricostruzione, dentro al letto del corso d'acqua, morendo annegato all'interno del veicolo. Trattasi con tutta probabilità di fuoriuscita autonoma. Ai vigili del fuoco intervenuti da Piove di Sacco, Padova, e con i sommozzatori di Venezia, l'arduo compito di recuperare l'auto con all'interno il corpo del 44enne privo di vita. Sul posto, per i rilievi di legge, i carabinieri e la polizia locale. Scontro di gioco violentissimo, un calciatore di Rovigo finisce ricoverato. Vediamo il servizio con Padovano. È fuori pericolo il giovane calciatore degli Amatori Polisportiva Stientese, portato in ospedale in elicottero a Padova dopo lo scontro di gioco avvenuto a Piacenza d'Adige. Secondo una prima ricostruzione, il giovane attaccante degli Amatori Polisportiva Stientese, squadra della località di Stienta nel Rodigino, aveva subito una testata mentre giocava sul campo piacentino d'Adige. Era rimasto a terra perdendo conoscenza e non rispondendo ai primi interventi di soccorso. Era stato poi portato in elisoccorso all'ospedale di Padova dopo che era stato ritenuto non adeguato un trasporto via terra.
Un episodio che ha destato grande preoccupazione nel paese di Stienta, dove il giovane è ben voluto da tutti. In serata la bella notizia, il calciatore è fuori pericolo. Sempre Rosario Padovano ha realizzato un servizio però a San Michele al Tagliamento, dove un vigile del fuoco si è infortunato. Un pompiere in servizio al distaccamento di Portogruaro è rimasto vittima di un infortunio, per fortuna non grave, mentre era impegnato in uno dei due incendi che hanno caratterizzato il territorio di San Michele ultimamente. L'uomo, mentre stava raggiungendo il tetto dell'abitazione di via Picilia nella località di San Giorgio a Tagliamento, è rimasto vittima di un malanno muscolare all'altezza della regione lombare. La canna fumaria stava bruciando. Non senza fatica i colleghi lo hanno accompagnato a terra. Sul luogo nel frattempo erano accorsi anche i colleghi del comando provinciale di Pordenone, che sono intervenuti equipaggiati con un'autoscala. Il vigile del fuoco infortunato è stato visitato direttamente dal primario del pronto soccorso dell'ospedale di Portogruaro, Franco La Terza. Le analisi hanno evidenziato uno strappo proprio all'altezza della regione lombare. Criminalità organizzata sempre più agguerrita, come ovviamente sempre più agguerrite sono le forze dell'ordine. Misure cautelari in mezzo Veneto questa mattina, l'accusa: associazione di stampo mafioso, usura, rapina e frode fiscale aggravata. Associazione di stampo mafioso, estorsione, rapina, usura e frode fiscale aggravata sono queste le pesanti accuse a cui devono rispondere tre soggetti finiti in manette questa mattina nell'ambito delle indagini della DIA di Padova a cavallo delle province di Venezia, Verona, Vicenza, Cremona, Reggio Emilia, Bologna e Catanzaro. Le misure di custodia cautelare sono state emesse dalla GIP del Tribunale di Venezia su richiesta della competente direzione distrettuale antimafia. L'operazione ha portato a termine anche 14 perquisizioni necessarie per acquisire documentazioni utili a certificare le responsabilità degli indagati. L'indagine è scattata per accertare una serie di presunte infiltrazioni mafiose di origine calabrese in Valpolicella, nel Veronese. In tutto sono state individuate 36 persone, tutte indagate per gli stessi reati, tra loro un pregiudicato segnalato dalle forze di polizia come vicino a personaggi affiliati alle cosche crotonesi Grande Aracri e Dragone, oltre a vari presunti criminali collegati all'andrangheta e operanti nel settore edile. I tre destinatari di misura cautelare erano titolari di altrettante imprese del settore edile, presunte società cartiere, che secondo quanto appurato dalle indagini avrebbero gonfiato le fatture dei lavori, eseguiti solo in parte o non eseguiti, con l'obiettivo di riciclare denaro proveniente da altre attività illecite, creando fondi neri, con clienti costretti ad assecondare la sovrafatturazione anche tramite metodi giudicati mafiosi. Dicevamo nell'anteprima che ultimamente in Veneto ci sono episodi drammatici di criminali che entrano nelle abitazioni di anziani, li picchiano e li rapinano. Ogni qualvolta io leggo queste notizie penso a quel magistrato che ha condannato il carabiniere a un anno perché ha sparato e ha ucciso un bandito. E lui doveva, prima di sparare, sapere se era un bandito, no? E se aveva armi. Poi questi qui ti vanno a prendere, no, gli anziani, li picchiano e li rapinano in casa. Cioè, sinceramente, guardate, non lo so in che paese veramente stiamo vivendo. Bottino 2.000 euro, il servizio. Due anziani coniugi sono stati derubati brutalmente a Zero Branco in provincia di Treviso da una banda composta da tre banditi nella tarda serata di sabato. La coppia, 78 anni lui e 77 lei, è stata aggredita con un oggetto contundente dai malviventi, i quali hanno poi provveduto anche a legarli per fare in modo che non allertassero le forze dell'ordine. Quindi hanno messo a segno il colpo, che in totale è di circa 2.000 euro tra ori e denaro trafugato. I due anziani sono poi riusciti a liberarsi e a chiamare le forze dell'ordine. I carabinieri, giunti sul posto,
agosto hanno fatto scattare le indagini proseguite per tutto il corso del fine settimana ed anche nella giornata odierna. Trasportati all'ospedale Cafoncello di Treviso, i due sono stati medicati con alcune contusioni e in evidente stato di shock. Poi vai magari in consiglio comunale a Pordenone, come sono andato quest'oggi, vedrete il servizio, e sento alcuni consiglieri comunali che si strappano capelli, vesti, mutande, perché ci sono le ronde. Beh, veramente sono, diciamo così, organizzazioni, tra virgolette, che dovrebbero sorgere spontanee, ma a questi figuri non piacciono le ronde. Meglio i banditi, meglio quelli che entrano nelle case, bastonano gli anziani. No, perché diventa, insomma, sai, le ronde. Io metterei le ronde armate, credetemi, armate di notte. Ex bersaglieri, ex carabinieri, ex poliziotti, con licenza di far fuori i banditi, punto. Senza se e senza ma. Almeno non staremo qui a raccontare le storie di questi anziani che vengono presi, legnati, bastonati per essere rapinati. E questi qui non vogliono parlare di ronde. E invece ci sono già, mi spiace per loro, anche a Pordenone, anche in provincia. Sono persone nascoste, non hanno generalità, però vi posso assicurare che se troverete qualche rifiuto lungo i fossati, perché la gente è stanca. È stanca anche di sentire queste negne. Se io mi ricordavo anni fa che quando su una delibera c'era scritto manganello, apriti cielo, distanziatore. E vedi questi poveri vigili urbani a Pordenone che avevano uno stuzzicadenti, un bastone, uno stuzzicadenti, distanziatore, perché non si sa mai. Dico sempre, vorrei vedere come loro reagirebbero se i familiari fossero presi da banditi, legnati, bastonati, stuprati. Ben vengano le ronde. Io non chiamo ronde, sane ronde. Veneto. È tornato a trovarci Marco Colbertaldo, che di sicurezza se ne intende. Purtroppo stiamo ancora qui a raccontare dei fatti di cronaca che davvero si stanno così facendo sentire sempre di più. Soggetti deboli, colpiti da malviventi ed anche in maniera molto cruenta. Difficile anche commentare questa situazione. La soluzione quale potrebbe essere, al di là della politica, ma del cittadino che si trova di fronte? La politica, proprio quella, via. Il cittadino. Siamo noi la forza vera. Intelligence nuova? Siamo noi. Noi tutti cittadini. Osserviamo e parliamo subito con le forze, l'ordine. Cittadinanza attiva? Molto attiva. Intelligence è questa. Il popolo tutto uno. Unito con le forze. Per ordine. Ronde? Sì, sì e sì, sono, guardi, super d'accordo. Ok? E poi, esempio, i politici che tanto parlano, no, ma stiano a casa, basta, siamo stufi, sempre soprusi, basta. Viene da pensare anche quella coppia di anziani, non è scandaloso che... quello, purtroppo, guardi, è così. Approfittano, ci picchiano, in quanto sanno che possono farlo e non c'hanno più sentimento, non hanno più emozioni e quindi picchiano, picchiano, picchiano. Magari ora anche per qualche spicciolo di euro, insomma. Sì, sì, è questo però. Bene. Attualmente, sì, è scandaloso. Grazie Colbertaldo. Un piacere mio. Linea a Pordenone. Allora, vediamoci il servizio, poi vi ripropongo la domanda. Il servizio lo firma Omar Costantini. Il servizio, appunto.
promesso dalla Germania ai due poliziotti che l'antivigilia di Natale fermarono e uccisero l'attentatore del mercato natalizio di Berlino. Il servizio. Fa discutere la decisione della Germania di non dare un riconoscimento a Christian Movio e Luca Scattà, i due poliziotti che il 23 dicembre bloccarono e uccisero in un conflitto a fuoco a Sesto San Giovanni Anis Amri, l'attentatore che quattro giorni prima a Berlino si era lanciato con un tir sulla folla, uccidendo 12 persone e ferendone 55. Forza Italia e Lega attaccano, i sindacati di polizia prendono posizione. Causa del ripensamento, le foto che gli agenti avevano postato su Facebook e Instagram, creando imbarazzi già all'indomani dell'azione per la quale erano stati salutati come eroi. Nelle immagini si vedeva Scattà fare il saluto romano, foto del Duce, e sembra inoltre che Movio, friulano, abbia pubblicato una bottiglia di Coca-Cola con la scritta Adolf e condiviso post con commenti anti-immigrati. I contenuti furono rimossi. Ora la Germania ha ritenuto che ci fossero i contorni dell'apologia del fascismo. Allora, non entro nel merito, ma leggo testualmente quello che è arrivato. Stanno arrivando un massacro di messaggi. D'accordissimo, si sono trovati lù per caso, sto leggendo come è scritto, nessun atto eroico, hanno svolto il loro lavoro, gli eroi li abbiamo visti a Rigopiano e tutti i salvatori del 118 in montagna. Inoltre le loro esternazioni fasciste dovrebbero inibire chiunque dal premuarlu, vergognosi. Allora, io capisco che il T9 può essere, vabbè, può essere. Caro signore, ci si trova per caso, ma anche per caso si fa finta di nulla, no? Per caso non è che i poliziotti arrivano, stanno facendo il loro giretto. Per esempio ad Avellino hanno preso di mira la macchina del presidente del Verona, l'hanno sfasciata e i vigili hanno girato la testa dall'altra parte. Se proprio vogliamo dirla tutta, ad Avellino ne parleremo. Qui invece sono scesi, non sapevano nemmeno loro che era il terrorista. E potevano essere uccisi. E uno si è beccato la pallottola. Non so se lei sarebbe capace di fare questo. Non so se lei avrebbe le cocones a posto per fare questo. Perché è facile col polpastrello da casa scrivere monate, come è facile anche da parte mia dirle. Però dire che non sono eroi, che è il loro lavoro, è il loro lavoro anche quello di andare a salvare la gente, i vigili del fuoco allora. È il loro lavoro prendere diciamo gli sci e arrivare a Rigopiano. Il loro lavoro. Ma che discorsi sono del loro lavoro? Io sto dicendo, noi stiamo prendendo in esame questo discorso. Lei è mai andato sui social? Vada sui social, guardi quante, insomma, ci sono i gruppi anticristo con bestemmie, ma cosa c'entra? C'è una fotografia del Duce da fastidio, magari lei è pensionata, dovrebbe dire grazie al Duce se ha la pensione, perché se non lo inventava lui, no, questa catena di Sant'Antonio, auf Wiedersehen. Ma tant'è, perché è facile parlare, no? O mettere, diciamo così, i puntini sulle i. E difatti, loro hanno fatto fuori un terrorista, altrimenti avrebbe messo anche una bomba, non so, sotto la sua cadrega. Non lo so, dico io. No, dico io. Anche perché non sono terminati, no, questi soggetti. Inneggia su Facebook alle stragi terroristiche con i tir. A Verona un marocchino finisce nel mirino delle forze dell'ordine. Speriamo sia finito e ora venga rispedito in Marocco. Il servizio. Su Facebook aveva inneggiato alle stragi terroristiche postando sui social network un periodo che ben presto è arrivato agli inquirenti. Il ROS e il Comando Provinciale dei Carabinieri di Verona, coordinati dal procuratore aggiunto della Direzione Distrettuale Antiterrorismo di Venezia, Delchi d'Ippolito, stanno conducendo accertamenti sulla pagina Facebook di un marocchino residente nella città di Romeo e Giulietta. Questi italiani, era scritto nel testo poi rimosso, si meritano un
camion contro la folla come a Berlino. Ci vorrebbe uno in ogni piazza, non hanno rispetto di noi musulmani, non possiamo pregare dove vogliamo, non possiamo avere nostre moschee, questa è la verità. Io sono qui da qualche anno e vedo questo, voglio prendere un camion e fare un bel lavoro contro di loro per amore di Allah. Il soggetto in questione tuttavia ha negato la paternità del messaggio. Il marocchino è comunque indagato per istigazione a delinquere e le indagini attraverso l'analisi dei dati contenuti nel cellulare e negli altri dispositivi sequestrati, nonché con ulteriori accertamenti tecnici, sono tese a stabilire a chi potranno attribuirsi le eventuali responsabilità della violazione. Diverse le querele al soggetto, una anche da parte del leader della Lega Nord, Matteo Salvini. Allora, proseguono invece le udienze in corte d'assise a Udine nel processo che vede sul banco degli imputati Josué Ruotolo, accusato di aver ucciso il 15 marzo del 2015 nella piazza antistante il Palasport Crisafulli, Teresa Costanza e Trifone Aragone. Da Udine il nostro inviato Franco Terenzani. Alla ripresa del processo in corte d'assise di Udine a Josué Ruotolo, oggi si è fatto un po' presto rispetto al solito, perché si è parlato, sono sentiti alcuni testi solamente nella mattinata, ma l'ultimo testo importante, che era un tenente colonnello appunto delle investigazioni, in cui ha cercato di dare un quadro della fidanzata di Josué Ruotolo, ecco, la patrone. Voi avete espresso un'eccezione sui contenuti appunto espressi quest'oggi, è vero, avvocato? Sì, si è trattato di uno studio che è stato condotto da un tecnico, da un colonnello dell'Arma dei Carabinieri sulla personalità della fidanzata del Ruotolo e che tendenzialmente voleva portare l'indagine anche sulla personalità dell'imputato. Noi abbiamo sollevato questa eccezione ritenendo l'inutilizzabilità di qualsiasi atto che possa essere conferente con studi e approfondimenti sulla personalità dell'imputato, così come sancito dal codice di procedura penale. Riteniamo che anche questo sia un ulteriore elemento per poter condurre approfondimenti su una dinamica, su un movente che oggi non sussiste, che non è emerso nel corso del dibattimento e che comunque mantiene ancora su un piano prettamente indiziario questo omicidio, che non ha ancora trovato una chiave di lettura coerente con i fatti che si sono realmente sviluppati. Nemmeno della certezza della presenza appunto dello stesso Ruotolo comunque sul luogo dell'omicidio. Ma i nostri testi verranno a riferire appunto la faraginosità della scena del delitto e l'assoluta difficoltà o improbabilità di dimostrare la presenza del Ruotolo sulla scena del delitto nel momento in cui questo ebbe a compiersi. Noi siamo convinti che questo sia un elemento centrale in tutto il dibattimento, cioè la dimostrazione che Ruotolo fosse presente sulla scena del delitto, cioè nel parcheggio della palestra, nell'orario preciso del delitto stesso. Un orario del delitto che fino ad oggi, escussi tutti i testimoni della Procura, non è stato acclarato, e questo è un sintomo della debolezza di questo impianto accusatorio, perché nel momento in cui non sappiamo con certezza definire l'orario del delitto, non possiamo nemmeno stabilire con certezza se l'imputato fosse presente oppure meno nel momento in cui il delitto si compì. Avrebbe dovuto venire la settimana prossima, lunedì prossimo, Maria Rosaria Patrone, appunto la fidanzata di Ruotolo, forse verrà 27 di febbraio. Potrebbe valersi anche della facoltà di non rispondere, peraltro, visto che è indagata, no? Ma è un suo diritto, ovviamente noi stiamo attendendo le determinazioni di questa ragazza, che anche alla stampa ha manifestato il suo intendimento di rendere l'esame come imputata in procedimento connesso. Credo che dalla sua testimonianza potrebbero emergere utili elementi per poter far chiarezza su questa vicenda e su quel grande equivoco che si è creato attorno alla dinamica nei rapporti poco chiari tra questi due ragazzi, che sicuramente è stata oggetto di forte attenzione da parte di tutti. Allora, vediamo se riusciamo a collegarci. Ci siamo. Ritorna con noi il collega, amico prima, collega poi, Antonio Bazzi, responsabile del Messaggero Veneto di Pordenone, che ha seguito per il quotidiano questa 17ª seduta della Corte d'Assise. Come possiamo inquadrarla questa giornata, Antonio?
Buonasera Gigi, ben ritrovato a te e ai telespettatori. Allora l'abbiamo seguita oggi insieme alla collega Ilaria Purasanta, no? Come sempre, e possiamo inquadrarla, mi aggancio alle ultime parole del tuo servizio, l'avvocato Rigoni Stern, che parlava di Rosaria. Rosaria è stata un pochino il convitato di pietra, no? La grande assente nell'udienza di oggi, ma è stata presente perché insieme a Giosuè è stata sottoposta a un'analisi anche lessicale delle parole utilizzate da questo profilo Facebook anonimo che ricordiamo usato per dividere Teresa da Trifone. Le parole di questo profilo sono state confrontate con gli sms che si scambiavano Giosuè e Rosaria. Cosa è emerso? Che la mancanza di alcuni apostrofi, le maiuscole e un certo modo di usare parole desuete, è stato fatto l'esempio di pervertito, di solito lo usano persone in età più avanzata e prevalentemente in aree meridionali del paese, portano l'esperta dell'arma dei carabinieri, l'investigatrice psicologa, a dire che dietro quel profilo ci sono loro e a ricostruire una serie di dinamiche che fanno luce sul movente del delitto. La difesa assolutamente non ci sta, dice non li ha nemmeno incontrate queste persone, come fa ad analizzarle? C'è stata presentata questa eccezione alla Corte di non rendere acquisibili i dati del lavoro dell'esperta dei carabinieri e la Corte deciderà, ma soprattutto c'è attesa per quello che verrà a dire Rosaria in persona. Chi era Rosaria veramente? Era la regista dei messaggi che spediva Giosuè, come ha fatto ritenere l'investigatrice dei carabinieri quest'oggi, o era una ragazza in preda a grave disagio psicologico e che usava farmaci e non era capace sostanzialmente di intendere nel momento in cui mandava i messaggi? E perché i messaggi si interrompono misteriosamente proprio il giorno dell'omicidio e di questo delirio non c'è traccia in tutti i giorni successivi? Domani proveremo a capirlo sul Messaggero, ma anche nelle prossime udienze. Sono interrogativi importanti intorno a cui si giocherà buona parte delle speranze, anzi, accuse e difesa, di ottenere un verdetto favorevole all'una o all'altra parte. Grazie Antonio, domani sul Messaggero Veneto è l'approfondimento appunto di questa ennesima seduta della Corte d'Assise di Udine. Erano in molti a chiedersi cosa ci facessero questa mattina alcuni carabinieri con tanto di mitra e pettorina, dove si poteva leggere Nucleo Patrimonio Culturale in via Montreale a Pordenone. Da qui poi sono susseguite altre notizie, volarsi una sparatoria, nulla di tutto ciò. Quella che alla fine materializzata è il prelievo dei documenti dall'archivio di Stato, quindi dei documenti che hanno dovuto avere questa scorta. È chiaro che tu vedi i carabinieri col mitra e pensi, insomma, poi ti arriva la notizia, ma sai che sembra che è, e da lì parte il tutto, e invece nulla di tutto ciò, meglio. E qua siamo nella zona della scuola del Kennedy, siamo quasi in via interna, anzi siamo in via interna, una strada laterale, e ci sono questi raccoglitori, la carta, poi c'è anche il secco, il verde, la plastica, il raccoglitore per le bottiglie e poi per quanto rimane anche dal punto di vista enogastronomico. E poi c'è questo, cioè, mi dico io, ma cioè, questa è inciviltà, abbandonare un lavandino, una poltrona, in vimini, il poggiaschiena, un sacco pieno di rifiuti, ma siete animali, ce lo dico a chi, se questa sera qualcuno, io dico, è un animale quello che ha fatto questo, perché metti in condizioni altre persone di prendere in mano la tua me. Ah! Quando sai benissimo che c'è un'isola ecologica, carichi, non paghi nemmeno, carichi e vai là. No, devi abbandonarlo. Le darei tante con le testate io, sull'occhio. No, ti giuro, guarda, io questa gente non posso vederla, perché ci sono i raccoglitori, no? Hai tutto, no? Devi abbandonare lì. Ma perché? Perché c'è questa inciviltà? Io sinceramente non riesco a capacitarmi, bisogna essere proprio, non lo so, sporchi, fuori e dentro. Aggressione alla dirigenza del Verona Calcio ad Avellino, secondo il dirigente, ecco qua, Luca Toni, i vigili urbani sono girati dall'altra parte senza intervenire, questo è gravissimo. Oggi è arrivata la smentita, vabbè, della polizia locale avellinese, vabbè, arriva sempre tardi, Rosario Padovano.
Una lunga e cordiale telefonata tra il comandante della Polizia Municipale di Avellino, Michele Arvonio, e il direttore generale della squadra di calcio Hellas Verona, Francesco Barresi, in riferimento ai fatti accaduti nel pomeriggio di sabato all'esterno dello stadio Partenio, dove c'è stata una vile aggressione. Al momento l'attività della polizia locale, si legge, era rivolta alla circolazione e il fatto increscioso è durato senza che i vigili se ne accorgessero. E per fortuna si è svolto in pochissimi secondi. Tutta l'attività è stata svolta compiutamente relazionata alla questura avellinese. Non si esclude che si possa risalire ai responsabili dell'attentato. Si è sottolineato che questi comportamenti non hanno nulla a che fare con lo sport pulito. La Polizia Municipale di Avellino continuerà, sempre con senso del dovere, il proprio operato. Probabilmente la ricostruzione dei fatti effettuata dal dirigente del Verona, Luca Toni, che ha accusato i vigili di voltarsi dall'altra parte, è da attribuire alla concitazione del momento. Carnevale, siamo in carnevale e i vigili erano invece persone normali con la divisa da vigile. Perché, scusate un attimo, io mi accorgo se mi giro c'è uno in divisa, o è un poliziotto, o è un vigile, o è, diciamo, un carnevale, uno che ha messo su la divisa. Se ci prendiamo in giro, ci prendiamo in giro. Vabbè, allora rimaniamo in tema di calcio, perché io in collegamento l'allenatore del problema del calcio, Bruno Tedino, che ringrazio come sempre. Allora Bruno, anche ieri abbiamo sofferto, dico io personalmente, immagino anche tu, ma alla fine le vittorie sofferte, diciamocela Bruno, sono le più belle. Beh, buonasera a tutti. Beh, sì, è stata sofferta, però voglio dire molto sicuramente meritata, in virtù del fatto che abbiamo fatto, secondo me, un ottimo primo tempo, dove la palla è corsa veloce, precisa, abbiamo creato 4-5 situazioni molto importanti. Poi abbiamo subito un buon palleggio invece della Maceratese, che comunque fuori casa aveva fatto delle imprese importanti tra Bassano, Venezia, aveva fermato queste squadre qui, quindi sapevamo della forza in questo momento della Maceratese, che ha fatto un filotto di risultati importanti, però la squadra veniva anche da una sconfitta pesante per come è successa a Parma, ha dimostrato di avere grande disponibilità, grande spirito e sacrificio, e comunque Gigi, da qui alla fine dobbiamo metterci in testa che tutte le partite saranno molto sofferte, molto difficili, e non ce ne sarà neanche una di semplice, perché tutti guarderanno i loro piazzamenti, chi deve salvarsi, chi deve vincere, chi deve fare i playoff, quindi sarà una guerra, diciamo, calcistica notevole, dove sicuramente saranno partite molto tirate e molto difficili. Dicevo, la vittoria più bella è quella sofferta, nel senso che ieri, diciamocela anche tutta, avevi una squadra, sì, mancava, per quanto mi riguarda, il capitano, avevi insomma delle assenze, ma alla fine la vittoria è stata meritatissima, meritatissima. Che poi arrivi dai calci piazzati, a me non interessa, quando la palla entra in rete, è rete, è chiuso l'argomento, si va sempre a trovare il cavillo qua a Pordenone, sempre il cavillo, l'importante è vincere. E sabato arriva, o meglio, andiamo al Sant'Elena, perché c'è il ritorno con il Venezia. Società che mi pare, insomma, in quest'ultimo periodo stia puntando molto sul fatto che il Pordenone è sempre beneficiato da rigori, mentre, se dobbiamo dirla, ieri ne abbiamo avuto contro. Ma questo mi sa tanto, insomma, di un voler, come dire, di mettere le mani avanti, Bruno. Ma io credo che il Venezia non abbia bisogno di questo, credo che si sia rivolto più che altro a statistiche, le statistiche dicono questo. Però proprio per questo motivo, non sapendo cosa succede in campo, credo che sia giusto, come ho ripetuto ieri, guardare in casa propria. Sinceramente il Venezia è una squadra che ha una grandissima società, una grandissima disponibilità economica, ottimi professionisti, un allenatore molto importante, un gruppo di ragazzi, di calciatori invidiati da tutti in questo campionato, quindi credo che abbia tutti quei tasselli necessari. Con spirito di sacrificio e volontà per vincere un campionato. Noi siamo una squadra che cercherà in tutte le maniere di impedire sabato prossimo che loro possano fare un risultato pieno, perché abbiamo tutti
diciamo, tutte le possibilità per farlo, fermo restando che il Venezia e il Parma, insieme alla Reggiana e il Padova, sono delle squadre che obiettivamente in questo campionato qui sicuramente sono partite con delle grandissime volontà di vincere il campionato. Su questo credo non ci siano dubbi. Noi secondo me dobbiamo essere orgogliosi del nostro cammino, e soprattutto se siamo ancora, se lo saremo di più, se continueremo con questo percorso lavorativo settimanalmente parlando, per poi puntare a fare delle partite come abbiamo fatto in questi 6 mesi e mezzo di attività. Ci sentiamo domani, ciao Bruno, buon lavoro. Bruno Tedino, allenatore del Pordenone Calcio, grazie ancora. Il presidente del Consiglio regionale invece, Jacopo, è intervenuto ieri al cimitero di San Vito a Udine alla cerimonia organizzata dall'ANPI udinese in memoria dei 23 partigiani Osovani e Garibaldini che l'11 febbraio del 45, dopo essere stati prelevati per rappresaglia dalle carceri di Via Spalato, in seguito alla liberazione di 73 partigiani, furono fucilati dai fascisti contro il muro di cinta del Camposanto, dove una lapide posta all'entrata ne ricorda il sacrificio. Il piazzale antistante ieri è stato intitolato a quella data e a loro per ricordare, è stato sottolineato dal sindaco di Udine, a chi vi transita l'impegno di quegli eroi e i valori che li guidavano. Ed ora vi mostriamo una foto. Una foto. Immagino che qua siamo a Porto Gruaro. Un telespettatore ci ha inviato questa foto con parole di fuoco. È il collettivo comunista del Veneto orientale. CCVO attualità, CCVO Porto Gruaro, CCVO Foibe. Collettivo comunista. CCVO collettivo comunista Veneto orientale. CCVO collettivo comunista, hai capito? Nel giorno del ricordo, vi leggo testualmente. C'è la foto, insomma, vediamo le persone, no? La commemorazione fascista, parliamo di Foibe, al cippo del ricordo, autorità e qua 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 in marcia per denigrare la storia. E questo è significativo, no? Di come oggi puoi dialogare con determinati soggetti, no? Con questi soggetti non puoi, sono gli stessi soggetti che godono quando il terrorista palestinese si fa esplodere in mezzo alla gente di Tel Aviv. Questa è gente che gode se Israele venisse tolta dalla carta geografica, proprio gode, hanno questi godimenti, hai capito, extrasensoriali. Hai capito? Nel giorno del ricordo, la commemorazione fascista, pensa al cippo del ricordo, autorità e qua in marcia per denigrare la storia. Bisogna vedere chi sono i qua però qua. Qua, cucù, cacca, capito? Come CCVO. Qua. Allora, a proposito di qua, cosa dice qua Bersani? Allora, noi dobbiamo garantire all'Europa e ai mercati, l'ha detto oggi, che il governo andrà avanti fino al 2018. Non serviva lo dicesse Bersani, lo sapevamo oramai dal 4 dicembre. Dobbiamo fermare la destra. Dal 4 dicembre sapevamo che se vinceva il no non sarebbe cambiato nulla. Peccato che qualche, diciamo, boccalone è caduto nella trappola e adesso è lì, non cambia nulla. Andiamo allora a Udine, grazie. Restiamo in tema del giorno del ricordo con Ugo Falcone per parlare di questa cerimonia che si è svolta venerdì a Martignacco, grande partecipazione di gente, no? Beh, Martignacco, come anche poi in tutto, anche alla Foiba di Basovizza. L'importante è tramandare, soprattutto alle nuove generazioni, il ricordo di quello non solo degli infoibati, ma anche degli esuli. Perché attenzione, c'è tutto il dramma dei 250.000, 300.000 esuli da Istria, Fiume e Dalmazia, che non furono neanche accolti molto bene da noi stessi italiani, compreso qui Udine città. Pertanto il ricordo che anche si continua a fare in queste ore, in questi giorni, è per gli infoibati ma anche per gli esuli, quelli che sopravvissero. Molte di queste persone ancora oggi sono vive perché avevano magari 10 anni, 12, 14, quindi hanno vivo
nella memoria quello che è successo sia nell'ottobre del 1943 sia dall'aprile 1945 in poi. Pertanto è nostro dovere, come anche Società Italiana di Storia Militare, condannare i crimini di guerra sempre e ovunque, chiunque li abbia fatti. Ma è importante dire che questa non è una festa nazionale di una parte politica, è una festa nazionale per tutti gli italiani, come ce ne sono tante altre durante l'anno solare. Ecco, commemorare, perché giustamente lei ha detto una cosa importante, no? Si va a rischio di perdere l'identità anche storica e culturale, abbiamo visto anche dalla foto in precedenza. Certo, il servizio di prima che il vostro direttore ha fatto vedere è emblematica, e quando si iniziano a dire che certe commemorazioni sono di destra, di sinistra, è completamente sbagliato. Come ho già detto, i crimini di guerra vanno sempre combattuti. E io premetto anche che questo giovedì, alle febbraio, questo giovedì 16 febbraio, all'Oratorio della Purità si farà una celebrazione di una santa messa in onore, in ricordo, in suffragio degli esuli e degli infoibati, senza colori politici. Grazie Ugo Falcone per il suo intervento. La linea torna a Pordenone, al direttore. Mondo della musica invece in lutto per la morte di Giusto Pio, compositore noto in tutto il mondo e collaboratore di Franco Battiato. Il servizio. Si è spento a Castelfranco all'età di 91 anni il celebre compositore e musicista Giusto Pio, artista noto in tutto il mondo e colonna portante di numerose opere di Franco Battiato, ma anche di Alice, Giuni Russo e Milva, a cavallo tra gli anni 80 e 90. Nell'81 vinse il Festival di Sanremo in qualità di autore assieme a Battiato e Alice con il brano Per Elisa, interpretato da Alice. Immenso il cordoglio e la commozione dello stesso Franco Battiato, che lo ha ricordato in un post su Facebook, al quale Pio ha impartito lezioni di violino già a partire dagli anni 70. Buona parte degli album del musicista vedono come autore lo stesso Battiato, soprattutto quelli che hanno riscosso un più largo riscontro di vendite. Un violinista eclettico che con il suo tocco aveva affascinato non solo l'artista siciliano, ma anche il grande pubblico, come non ricordare per esempio la nota canzone L'era del cinghiale bianco, tra i brani più apprezzati. Completata una formazione musicale classica a Venezia, venne ingaggiato come concertista dell'Orchestra di Musica Sinfonica della RAI a Milano, guidata da Cinico Angelini. I funerali sono in programma domani pomeriggio proprio a Castelfranco Veneto. Allora, la direzione del Partito Democratico, poi andiamo direttamente ancora in Veneto. Allora, la direzione del Partito Democratico ha approvato l'ordine del giorno della maggioranza con cui si chiede al presidente Matteo Orfini di convocare tra sabato e domenica l'assemblea del partito per aprire la fase congressuale. A favore hanno votato in 107 sì, 12 contrari e 5 astenuti. Orfini ha deciso di mettere ai voti solo l'ordine del giorno di maggioranza, considerando precluso quello presentato dalla minoranza. Quindi di convocare da sabato a domenica l'assemblea per aprire la fase congressuale. Quindi di fatto Matteo Renzi si rimette anche dalla segreteria, ma dice: momento, poi andiamo al congresso e vediamo cosa accadrà. Andiamo subito in Veneto. Sì, è con noi Annalisa Salvador, che fa parte dell'associazione Cuori d'Inchiostro di Concordia Sagittaria. Perché? Perché siamo arrivati al culmine di una iniziativa bellissima di cui abbiamo già parlato nel corso dei nostri telegiornali, dedicata tra l'altro a un tema natalizio, dopo una raccolta di presepi fatta durante le festività natalizie, domani una bella donazione benefica in quel di Aviano. Un'iniziativa pensata anche per chi in questo momento sta soffrendo. Sì, domani ci recheremo al CRO di Aviano e effettueremo appunto la donazione di questi libri. Sono all'incirca 10 libri classici per bambini e alcuni sono stati scritti dai membri dell'associazione. Tra l'altro a vincere il premio è stato Raffaele Padrone, sì, esatto, del GL Polizia di Stato, che ha pensato anche lui, insomma, di fare del bene verso il CRO di Aviano e verso i bimbi che stanno soffrendo. Delle letture che poi verranno utilizzate proprio per gli stessi piccoli pazienti. Sì, vengono donati infatti alla biblioteca della
dell'area giovani e domani facciamo questa ufficializzazione. Le tour, insomma, che sono state fatte appositamente per un pubblico giovanile, sì. Che di fatto serviranno a alleviare, magari, se così si Speriamo può dire, le cure. Ecco, chi ha avuto questa iniziativa di insomma creare in questo tema la premiazione dei presepi più belli, perché su Facebook sono arrivate richieste insomma un po' da tutta Italia. Sì, da tutta Italia, e ti dirò, mi sono arrivate anche foto da Copenaghen, perché abbiamo contatti anche con gente di là. L'idea l'ho avuta io e poi insomma ci siamo coadiuvati un po' tutti per gestire la situazione. La situazione. Esatto. E il presepe più bello è stato quello di Raffaele Padrone, esatto. Che poi ha pensato anche lui assieme all'associazione di devolvere appunto questi libri ai piccoli De Crodi Aviano. Grazie. Grazie a te. Linea che può tornare a Pordenone. Inaugurata la nuova idrovora a Corva, siamo nel comune di Azzano Decimo, un'opera che mette in sicurezza la zona da sempre più frequenti eventi atmosferici. Il servizio di Mara Silvestre. Sabato 11 febbraio, una data importante per il comune di Azzano Decimo. Siamo qui insieme al sindaco Marco Putto perché stiamo per inaugurare l'idrovora. Buon pomeriggio. Grazie a voi, un'opera davvero tanto attesa dalla comunità locale di Corva, un'opera che nasce con un finanziamento regionale di circa 600.000 euro con lo scopo di portare le acque meteoriche in arrivo al centro della frazione di Corva in condizioni di sicurezza al fiume Meduna qui vicino, sia quando il livello del Meduna è alto, sia anche quando i fenomeni meteorici sono intensi e quindi la fognatura non ce la fa a esitare le portate stesse. Quindi un'opera che va nella direzione della sicurezza idraulica e della salvaguardia di quello che è il territorio, in questo caso della frazione di Corva. E diciamo anche che per quest'opera sono evidentemente stati necessari, oltre che appunto ai fondi regionali che su decreto dell'assessore Panontin sono arrivati, un lungo iter progettuale e anche ovviamente poi esecutivo, ma tutte le fasi si sono svolte in modo ordinato e quindi i tempi che avevamo previsto sono stati rispettati e l'opera si inserisce anche nell'ambiente circostante in modo gradevole attraverso piantumazioni, giochi per bambini che sono stati posizionati all'esterno. Quindi siamo davvero contenti e speriamo che questo sia apprezzato anche dalla cittadinanza. Allora andiamo a Udine, vediamo Udine per cortesia, grazie. Sì, Pier Mauro Zanin con noi in studio, dunque parliamo di UTI, no UTI in questo caso, perché insomma continua la famosa querelle a distanza tra i pro e i contro. Sta di fatto, mi permetta di sottolineare, Zanin, tanta confusione alla fine. Ma quello che si sta realizzando, quello che si immaginava nella fase di attuazione di questa legge, senza contare che sono oltre 50 i comuni che non hanno aderito alla proposta di Serracchiani Panontina, a oggi dove stanno cercando di farle partire si sta solo realizzando una grande sperpero di denaro pubblico, immaginiamo solo i 18 direttori generali che costano circa 120.000 euro all'anno, oppure al caos Polizia Municipale nell'UTI Udinese dove aver messo insieme vigili di più comuni sta creando una grande confusione perché i vigili non erano omogenei nello svolgimento del loro lavoro. Ma anche un'altra cosa, aver appaltato il servizio proprio della riscossione delle multe a una società emiliana ha già portato il fatto che il diritto di notifica da 9 euro sia passato a 20 euro, cioè quindi una serie di inefficienze che si stanno riversando sui cittadini che stanno rendendo veramente quello che questa legge è una schifezza. E intanto mi permetta di sottolineare, continua, no? Questo viaggio parallelo tra regione, UTI, mezzo, comuni, provincia, insomma siamo un po' di fronte a un bivio, ricorda un po' la famosa tangenziale di Mestre, no? Tutti in coda in attesa di capire chi passa per primo. Sì, dopo il referendum costituzionale del 4 dicembre che di fatto nel resto d'Italia ha salvato le province o comunque le ha lasciate come ente di area vasta, qui Serracchiani ha voluto per essere più realista del re abrogarle e toglierle e oggi ci troviamo in questa difficoltà che invece di quattro province abbiamo 18 mini province con tutto il caos che lei direttore sicuramente ha già evidenziato. Grazie per il suo intervento, la linea torna a Pordenone al direttore. Costo quest'oggi per decidere il bilancio che poi viene approvato. Allora iniziamo perché tanti sono stati gli argomenti, addirittura si è parlato anche di questa ancora benedetta sala
della biblioteca non concessa dal Comune di Pordenone ad una associazione che di fatto si presenta come associazione che cerca di in qualche modo puntualizzare la storia, quella sempre delle foibe. Parliamo di questo, ma non solo, ci mancherebbe, lasciamo le faccenze e parliamo di cose serie. Beh, a me pare che l'opposizione, con alcune eccezioni, sia un'opposizione in crisi di identità, e cioè tenta in tutti i modi di sminuire l'attività della nostra maggioranza, ma non ci riesce. Insomma, se uno si appiglia all'antifascismo e agli anarchici, insomma, siamo messi piuttosto male. No, questo è un bilancio invece nuovo, in netta controtendenza, diminuisce i tributi locali, garantisce i lavori pubblici, una nuova politica di welfare, una città nel suo disegno più attraente e più attrattiva. L'obiettivo è quello di avere più negozi, più imprese, più lavoro, un servizio migliore del trasporto pubblico locale, nuove strade, in 5 anni, ogni anno un piccolo passo. E gli altri invece hanno perso tempo, si esce alla Grigiore Pedrottiano per entrare finalmente in una nuova stagione. Piazza della Motta, anche qui è alzata, con il quale sono 12 anni, 15 anni, Giovanni Scrizzi, che poverino ci ha lasciato, parlava di una piazza morta. Lei è arrivato con la sua amministrazione e ha subito detto che bisogna rivitalizzare la piazza. Abbiamo trovato anche le risorse e partiremo molto velocemente. Il dato politico però sorprendente è questo. L'opposizione continua a dire ma bisogna fare, dovevate fare, dovete fare. La domanda è, avete avuto 15 anni di tempo per fare e non è stato fatto assolutamente niente negli ultimi 5. Adesso dateci non 7 mesi ma almeno un anno per poter iniziare a fare qualcosa. Ma Piazza della Motta, Viale Marconi e molte altre aree saranno oggetto di riqualificazione e intervento da parte del Comune. Così come nel campo della scuola, del sociale, stiamo prendendo in mano ogni singolo aspetto. Lo facciamo volentieri, spesso purtroppo riparando ai danni, alle negligenze, alla mancanza della precedente amministrazione. Far sì che ci siano strutture che vanno in mano ai cittadini per gestirle, penso al bar della biblioteca, al PN Bar, al deposito Giordani, a tutte queste strutture sorte solamente per far denaro, mi pare che lei anche in questo quadro abbia detto non voglio che i giovani sprofondino in un fallimento dietro l'altro, ma bisogna cambiare la situazione. Sì, perché è facile dire dovete mettere a disposizione questi locali per aprire nuove attività. Dovete pensare che questi locali sono vuoti, quindi bisogna investire centinaia di migliaia di euro. Con quale futuro? Secondo me con un futuro molto triste, e cioè aprire nuovamente un ristorante al PN Box a Torre significa condannare al fallimento chiunque voglia investire, al pari del deposito Giordani che va spostato in un'altra area che stiamo cercando. Il bar della biblioteca non può essere un bar da caffè e cappuccino, altrimenti muore di fame. Occorre trovare un esperto che sappia gestire vino, cibo, cultura, libri e soprattutto che non vada a fare concorrenza a tanti bar già uguali che esistono in centro. Quindi occorre ridefinire un po' tutta la piazza commerciale della nostra città. Così come abbiamo detto, basta centri commerciali, basta ipermercati sulla cintura di Pordenone, piuttosto cerchiamo di rivitalizzare il nostro centro in modo tale da attrarre gente e portarla via i centri commerciali. Tralascio poi la rivisitazione giustamente dei musei civici o delle strutture culturali troppe e mal gestite o mal organizzate. Anche qui l'amministrazione comunale deve pensare, e lo ha detto il sindaco, ad una rivisitazione, per non parlare poi della vigilanza all'esterno delle scuole. Qui non significa creare uno stato di polizia, ma una presenza sì sul territorio, come bene per esempio quelle organizzazioni, chiamatele ronde, chiamatele vicinato, che comunque controllano il territorio. Io non ci trovo nulla di strano, come diceva lei, ci sono ex bersaglieri, carabinieri, poi ovvio che se arrivano quelle persone che magari vogliono andare a rubare travestendosi da guardia, allora no. Ma infatti la polizia municipale mica è nemica del cittadino, il nuovo comandante è molto bravo. Abbiamo detto più agenti per strada e meno in ufficio, e questo è il nostro obiettivo, anche aumentando il numero di agenti, ne è già arrivato uno e un secondo verrà presto inserito, una ridefinizione dei loro compiti in modo tale da garantire più presenza sulle strade. E se poi qualche volontario vuole mettersi a disposizione del comune per controllare delle aree, per dare una mano, perché no? Mica detto che sia un Rambo, magari come diceva lei un ex carabiniere che volentieri pattuglia sul quartiere e segnala quello che capita ai vigili o alla polizia. Vorrei concludere tralasciando l'UTI, che stiamo ancora notando, ci sono tantissimi sindaci contro l'UTI, tralascio poi il fatto insomma delle scuole che non si capisce chi deve gestirle, giustamente ha detto lei dall'ATER si passerà al panificio, non lo so. Io però vorrei concludere con diciamo un'altra chicca, e cioè aver trovato una soluzione all'accorpamento o comunque alla collaborazione tra le tante aziende, poche o tante, che operano sul campo dei rifiuti, e questo non si è mai arrivato
arrivati perché c'erano queste contrapposizioni politiche, queste invidie. Oggi l'amministrazione comunale diretta da lei ha trovato la quadra, come diceva un vecchio politico, risparmio 67 milioni di euro che non sono bruscolini, ma soprattutto un qualcosa che va sia per quanto riguarda queste aziende sia per altre, che ritorna nelle tasche del cittadino. Allora guardi, questo era un obiettivo storico per il nostro territorio che non si è mai raggiunto. Noi stiamo portando a casa, è questione di un po' di tempo e di capacità diplomatica, ma direi che ormai ci siamo al 99%, un accordo tra tutte le società che operano nel campo dei rifiuti. Questo significa creare economie di scala, cioè mettere insieme i servizi, i camion, il personale, tutto quello che occorre, diminuire il costo del servizio nei confronti del cittadino, diminuire la tariffa, che abbiamo già diminuito con questo bilancio, e diminuirla ulteriormente, e creare un cordone sanitario attorno a queste società per evitare che vengano i grandi gruppi, non faccio nomi, che ci mangiano sul boccone e all'inizio ti mettono tariffe basse e poi te le aumentano perché operano in regime di monopolio. Quindi questo è uno sforzo per difendere un patrimonio industriale e per difendere gli interessi dei cittadini. C'è qualcuno che ha chiacchierato per 5 anni, qualcun altro invece si è messo a lavoro immediatamente. Due precisazioni. Allora, nella domanda relativa ai locali, insomma, gestiti dal comune, nel senso sono del comune per darli in gestione, ho detto PN Bar, che non ha nulla a che vedere, ma è il PN Box, come nella risposta ha detto il sindaco. Poi non sono 67 milioni il risparmio, ma per il momento 67 mila euro. Comunque non sono bruscolini come primo acchito. Allora andiamo in Veneto, perché abbiamo fatto Udine prima. Veneto, grazie. Sì, noi parliamo di economia con Marco Dall'Acqua, che è il nuovo presidente mandamentale di App Industria Venezia, ma della sezione Porto Gruarese. Ci faccia un quadro, insomma, dell'andamento dell'ultimo trimestre. Da più parti si dice arriva questa ripresa, da più parti, insomma, si sente dire beh, questa ripresa non c'è. Insomma, com'è la situazione del territorio? Ma buonasera, innanzitutto App Industria esegue con cadenza trimestrale delle analisi congiunturali del territorio, elaborando dati forniti da Veneto Lavoro e intersecandoli con le banche dati dell'Istat. I dati sul quadro economico locale e territoriale confermano per lo più una stabilità della produzione industriale. Se diamo un'occhiata ai dati dell'ultimo trimestre, vediamo che la produzione come dato aggregato segna un più 1,3% rispetto al trimestre precedente. Quindi è un timido segnale, insomma, c'è qualcosa che si muove. Timido segnale, un timido ottimismo, sì, senz'altro. Bene il settore dell'energia con più 2,1%, negativa invece la metalmeccanica con un meno 3,5%. In aumento del 2,7% le importazioni e dello 0,8% le vendite sui mercati UE. Calano invece le esportazioni verso l'area extra UE, meno 1,1%. In sostanza è una situazione non particolarmente brillante, ma che rispecchia in maniera pedissequamente l'andamento dell'economia nazionale, direi. Ecco, rispetto a qualche tempo fa però mi pare di capire che stiamo un peletto migliorando, anche se ci sono ancora segnali negativi, oppure no? Ma stiamo un peletto migliorando, nel senso che ci siamo abituati a questo clima di congiuntura economica sfavorevole e pertanto gli operatori dei settori che rappresentiamo si sono attrezzati per far fronte a questa emergenza che continua a essere costante. Bene, bene, ci torneremo, anche perché alla gente interessa sapere come stanno andando le cose. Grazie. Volentieri, a Marco grazie. Dall'Acqua, linea di nuovo al direttore. Buonasera. Il nostro gruppo televisivo ricerca per le province di Pordenone, Udine, Gorizia, Trieste, Venezia, Rovigo, Treviso, Padova, Belluno, Vicenza, personale ambo sesso da inserire nel settore commerciale. Si propongono 6 mesi di pratica e poi all'assunzione a tempo indeterminato. Le persone, uomini e donne, interessate potranno telefonare in orario ufficio al numero che vedete in sovraimpressione 0434 55 24 44. Allora, andiamo a Udine, vediamo a Udine, 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 c'è l'ospite, grazie. Sì, con Mario Pittoni in studio per capire un attimo questa situazione legata ai migranti, no? Perché pare che all'improvviso sia un argomento in questi giorni con Sanremo, un'altra roba, insomma Sanremo, San Valentino, si dimentica tutto, no? Vabbè, si sta cercando di applicare la cosiddetta accoglienza diffusa. Ora, in un paese normale, il governatore o la governatrice di una regione
si batte a difesa degli interessi dei propri cittadini. Cosa succede da noi? Che abbiamo 2.000 migranti di troppo e normalmente il governatore di una regione che ha 2.000 di queste persone in più chiede a Roma di riprendersi e distribuirli in maniera diversa, comunque fuori dalla propria regione. Da noi succede invece che la governatrice fa da sponda, da supporto alle pressioni che arrivano dalla capitale e chiede che anche i piccoli comuni, pur senza avere né forze dell'ordine né servizi, si prendano in carico un certo numero di queste persone. E cerca il supporto per questa operazione dei comuni che già hanno questi migranti dicendogli: signori miei, se volete averne di meno, se volete che si riduca il numero di quelli che avete nel vostro paese, nella vostra città, dovete a vostra volta fare pressione sui piccoli comuni perché se li prendano, perché Roma sicuramente non li riprende. E quale potrebbe essere, abbiamo ancora 20 secondi, una soluzione? La soluzione è che bisogna che finalmente Roma attivi delle politiche utili a raffreddare i flussi, come fanno tutti i paesi europei. Siamo gli unici che continuano a lanciare messaggi buonisti, col risultato che vengono in Italia anche quelli che non vorrebbero venirci. Grazie Mario Pittoni per il suo intervento. La linea torna a Pordenone, al direttore. Bene, bene, bene. Allora, vi ricordo che tra la prima e la seconda edizione del giornale andrà in onda Occidente con la seconda parte di quel convegno che si è tenuto nelle settimane scorse a Milano e che ha come argomento l'immigrazione. Ma ora vi lascio le previsioni del tempo. Buonasera a tutti. Dunque oggi abbiamo avuto un ritorno di aria un po' più umida nei bassi strati con inversione termica che ha provocato cielo nuvoloso su pianura e costa e anche nelle valli alpine e prealpine la mattina e poi anche sul resto della regione nel pomeriggio, quindi per una parte della giornata. Poi adesso sta entrando aria da nord-est, ho soffiato già un po' di buora con raffiche fino a 50-60 a Trieste, nel corso delle prossime ore andrà un pochino a rafforzarsi e soprattutto nelle quote medie arriverà aria da nord-est più secca che spazierà via le nubi, quindi domani ci aspettiamo un bel tempo, cielo che ramarà prevalentemente sereno su tutta la regione, salvo soltanto qualche nube residua e bassa di primo mattino al metravisiano, nubi che però si dissolveranno prestissimo. Quindi domani bella giornata, bel tempo, cielo sereno, le temperature minime cominceranno a scendere un po', quindi si avvicineranno di nuovo a zero, forse in qualche località potrebbero anche scendere di un grado o due sotto zero, le massime aumenteranno di qualche grado rispetto a oggi. Avremo davanti una fase di qualche giorno di bel tempo dovuta a questo anticiclone che dal nord Europa si porterà poi sul centro Europa e quindi sul Mediterraneo, quindi porterà tempo più stabile, cielo sereno almeno fino a giovedì, quindi asciutto, e temperature che avranno un forte scossone termica, quindi con minime che in pianura saranno sempre tutte le mattine molto vicino allo zero, ma massime che andranno ad aumentare progressivamente fino a metà settimana, quando potremo anche toccare i 15 gradi come temperatura massima. È tutto, buona serata. La seduta dei mercati finanziari europei è stata improntata ad un rialzo corale dei principali indici azionari. Piazza Affari è accelerato al rialzo a seguito di una mattinata povera di indicazioni macroeconomiche di rilievo, ma caratterizzata dall'aggiornamento delle stime economiche sull'Eurozona da parte della Commissione europea. Il FTSE MIB ha guadagnato l'1,07% e lo share lo 0,99%. Secondo i commissari di Bruxelles, fra il 2016 e il 2018 la crescita italiana si attesterà in quota 1%. Per l'anno corrente e per il prossimo, il nostro paese farà registrare le performance peggiori nell'intera UE. Nel dettaglio, dopo il più 0,7 del 2016, nel 2017 la crescita dell'economia italiana è vista allo 0,9, mentre nel 2018 è attesa all'1. A livello di zona euro, i tre dati sono fissati all'1,7, 1,6 e 1,8%.
Ben ritrovati gentili amici e amiche alla visione all'ascolto. Dunque continua l'informazione su TPN per quanto riguarda in questo caso il Friuli Venezia Giulia, ma da Udine. Saluto subito il nostro ospite Paolo Pascolo, docente universitario, ma parleremo di friulanità, dunque riprenderemo il discorso interrotto la settimana scorsa chiaramente per dare spazio al giorno del ricordo. Copertina dedicata alle turbine sul Natisone, perché insomma pare, così mi sono giunte voci, insomma, che il servizio di sabato è andato a buon fine, come si dice, a qualcuno le turbine si sono messe in moto ancora prima di metterle sul Natisone, perché si sa che quando si va a rompere le uova nel paniere qualcuno non piace. Allora ci sono modi e modi di fare informazione. Magari qualcuno per questioni anche dall'alto deve seguire la propria linea editoriale, mentre la fortuna nostra è che possiamo anche noi farci la nostra linea editoriale in modo autonomo sul territorio. Allora pare, come detto, queste turbine si sono messe molto in anticipo in moto, però non sono turbine che producono energia, ma soltanto attacchi di bile. La domanda nasce spontanea: dietro queste turbine c'è la mano, la longa mano del Gran Consiglio dei 10 assenti che si torna a rimaterializzare, insomma, sul territorio del distretto della Sedia? Punto di domanda. Pare di sì. Apriamo subito con la cronaca. Si terrà domani mattina alle 8.30 nel cimitero monumentale di Gorizia la cerimonia per commemorare i 18 carabinieri trucidati e infoibati dalla mano assassina dei partigiani titini nel maggio del 1945 e gettati a 150 metri di profondità nella foiba di Tarnova, assieme ad altri civili italiani e sloveni non conformi alla nuova dottrina imposta. Dopo 70 anni questi 18 militari hanno ottenuto dal Ministero il riconoscimento di vittime martiri della pulizia attuata dai partigiani jugoslavi al loro arrivo in territorio italiano. A coordinare il tutto l'Associazione Carabinieri in congedo di Gorizia, presieduta dal cavalier Giovanni Guarini, tra l'altro figlio di un carabiniere ucciso e gettato anche lui in quel giorno e in quella foiba. Procede il maxi cantiere dell'Educando Uccellis che porterà i locali interessati alla sud-est del piano terra del chiostro e parte del primo piano ad un sostanziale adeguamento dell'agibilità in funzione antisismica. Riavviato nel maggio 2016, affidato all'associazione temporanea d'impresa composta da varie imprese del territorio, l'intervento diretto dalla provincia di Udine consiste in generale in opere di rinforzo strutturale delle murature e i solai per conseguire l'agibilità statica ai fini antincendio. Completamento delle sottofondazioni dell'ala sud e parte est del chiostro della sede storica con esecuzione di murature trasversali in funzione antisismica e rifacimento del manto di copertura, realizzazione di intonaci e nuovi controsoffitti. Ma restiamo in tema terremoto, perché quest'oggi c'è stata una leggera scossa in territorio sloveno. La terra è tornata a tremare questa mattina dalle nostre parti. Una scossa di terremoto di magnitudo 2.1 è stata registrata dagli strumenti del centro sismologico di Udine alle 9.22 a Cepovan, piccola località montana della Goriška Brda in Slovenia, a pochi chilometri in linea d'aria con il confine italiano. Il sommovimento tellurico con ipocentro a 13 km di profondità non è stato percepito dalla popolazione e non ha creato danni. Francesco Boccia, Stefano Parisi, Elsa Fornero, Claudio Velardi, Sergio Arzeni, Michele Carbone e Marco Bentivoglio. Sono più di 70 gli ospiti pronti a confrontarsi alla quarta edizione del Future Forum della Camera di Commercio di Udine, che si aprirà domani, martedì 14 febbraio alle ore 15, con un ricchissimo cartellone di appuntamenti, tutti nella sala Valduga della Camera di Commercio fino a sabato 18 febbraio. E adesso nel prossimo servizio parliamo di Udinese.
torna con tre schiaffoni da Firenze, l'Udinese, tre sberle che fanno ancora male, anche perché maturata al termine di una partita che l'Udinese tutto sommato aveva gestito bene nella prima parte della gara, poi c'è stato quel gol che ha determinato un pochino una situazione che l'Udinese non ha saputo affrontare nel modo giusto, e quindi poi, come tutti quelli che seguono l'Udinese, le cose sono andate certamente non come tutti noi avremmo voluto. C'è stato anche un secondo gol abbastanza fortunoso, però dobbiamo anche dire che l'Udinese non segna da tempo immemorabile. Purtroppo Zapata è l'uomo che solitamente viene preso un pochino ad esempio negativo per questa pochezza offensiva dell'Udinese, non riesce a metterla dentro. È vero, come naturalmente abbiamo detto in altre circostanze, ha questa fisicità, protegge la palla, riesce a portare il pallone al limite dell'area, però poi quello che manca è sempre l'ultimo tocco, quello che dovrebbe far risultare i tifosi sugli spalti, che purtroppo soprattutto in trasferta da diverse settimane non riescono a fare. Dunque l'Udinese che si trova lì in una situazione di classifica ibrida, è quintultima, sestultima, anche se tranquillamente collocata in una posizione che non lascia dubbi, la Serie A per il prossimo anno è garantita, però è ovvio che non è che ci si può accontentare di questo stato di cose, di questa sonnolenza che purtroppo di volta in volta si fa vedere nei giocatori bianconeri. Mi riferisco ad esempio alla partita contro il Chievo a Verona, però di Firenze non tanto. È vero che, come giustamente ha rilevato Del Neri, bisogna valutare anche quella che è la fisicità in campo, l'impegno che i giocatori ci mettono, insomma anche la cattiveria, però insomma una partita di calcio è pur sempre spettacolo, non è certo un match di pugilato, e quindi è ovvio che si può pretendere qualcosina d'altro. Domenica arriva Sassuolo, auguriamoci che arrivino anche i tre punti, e vale la pena ricordare che però forse l'attrazione più grande domenica prossima non sarà la partita contro il Sassuolo, ma la presenza di Zico sugli spalti, un ricordo indelebile quello del Galigno. Dopo tanti anni si parla come se fosse davvero un'impresa disputata l'altro ieri, e quindi ancora ferma, così ben impressa nella nostra memoria. Dunque, almeno per quanto riguarda alcuni aspetti della vita di questa società, ci sono dei ricordi che vale la pena veramente di ricordare e soprattutto di valutare nella giusta dimensione, perché dobbiamo sempre ricordare che l'Udinese è pur sempre una piccola società di provincia, ma che ha dato veramente sotto questo profilo grandissime soddisfazioni. Il momento non è felice, auguriamoci che nel prossimo futuro possa cambiare, e soprattutto che si lavori bene per il prossimo campionato, perché per questo credo che ormai le bocce siano ferme. E prima di parlare con l'ospite, un messaggio a voi rivolto. Il nostro gruppo televisivo ricerca per le province di Pordenone, Udine, Gorizia, Trieste, Venezia, Rovigo, Treviso, Padova, Belluno, Vicenza, personale ambosesso da inserire nel settore commerciale. Si propongono 6 mesi di pratica e poi assunzione a tempo indeterminato. Le persone interessate devono telefonare in orario d'ufficio allo 0434 55 24 44. Andiamo a chiudere con Paolo Pascolo, il nostro opinionista del lunedì. Pascolo, lei voleva fare una battuta sul discorso legato ai partigiani, no? Allora, lei ha parlato un momento fa dei partigiani titini riguardo le foibe. Io più che partigiani considererei un'operazione di pulizia etnica di tipo nazionalista. Poi il fatto che Tito fosse, fra virgolette, comunista, questo è un aspetto secondario. Il nazionalcomunismo ha ben chiaro quello che voleva essere poi l'operazione delle foibe. Lei lo sa che ci sono alcuni personaggi che dicono che non esistono i nazionalcomunisti? Ma io sono... apparentemente no, nel senso che il comunismo è ipoteticamente internazionalista. Tuttavia, coloro i quali, finito il sistema sovietico, quindi col muro di Berlino, inspiegabilmente sono diventati nazionalisti. Parliamo di Milosevic, parliamo anche dei comunisti friulani che si sono gettati a corpo morto sull'autonomia. Ecco, e proprio per fare la cosetta onda lunga, no? Per arrivare all'argomento, per dire questa autonomia, questa friulanità che in un certo senso all'improvviso tutti sbandierano ai 420, ma di fatto sul carro dei vincitori salgono sempre quelli che hanno bisogno di poltrone, no?
Ma diciamo che la friulanità produce un 4-5% di voti e conseguentemente questi 4-5% di voti sono utili per giocare sui vari schieramenti. L'abbiamo visto col Movimento Friuli alcuni forse decenni fa, uh-huh. E evidentemente il meccanismo funziona, perché creare l'odio, fra virgolette, o la anti-empatia nei confronti di Trieste è un meccanismo che paga. In realtà, se ci pensiamo bene, Trieste era il porto dell'impero. Certo. E noi avremmo il beneficio come Friuli di avere il porto dell'impero austro-ungarico. Mia nonna diceva: ma parce ti accalino mal di Trieste, quanche no altri so sin l'80% al Friuli e te svotazione so contin per l'80%. I triestini in effetti sono solo 200.000. E questi 200.000 non è possibile che influenzino una regione che ha 1.200.000 abitanti. In compenso, la regione Friuli Venezia Giulia ha a disposizione il porto dell'impero. Certo, però è disin che bisogna chiacchierare ben, no, il Furlan, perché purtroppo i furlaneste disin che si mastia e masse mal la propria lingua. No, ma non conta le fevera Furlan, non conta le fevera Furlan. Un conto è doprare il cervello, perché è evidente che se io ho sai fevelà il furlan e non capisco che sono inserito in una regione che ha anche Trieste, tieni in conto che muggia o muie, come dicono a Trieste, a fevelà in furlan. Anche a Trieste. No? E anche a Trieste, ma comunque muie fino al 1870, 80, cioè. Allora vuol dire che non vi capite bene c'è la faccenda. Alle un giuc di prestigio per contare sbagliate a chi che dopo l'anta vota in qualche maniera si orienti così a sentimento, a pel, ma senza la, ma senza la confrontarsi con le vere bene. Realtà. Allora, potendo passare, perché veniamo 15 secondi, potendo, insomma, chi sbagliasse furlanest e tu vas via senza diminuire, insomma, no? Che saresti il vero problema. Ecco, grazie un saluto in Furlan. Bene, mandi. Alla prossima, non cambiate canale, perché a seguire dopo il break pubblicitario usciremo dai territori del Friuli storico, anzi ritorniamo nel Friuli storico a Portogruaro con le ultimissime però dal Veneto. Bentrovati anche da TPN, redazione del Veneto. Apriamo subito il telegiornale. Un militare per ogni vagone del treno è quanto ha detto oggi il governatore del Veneto Luca Zaia parlando di sicurezza all'interno dei convogli ferroviari. Ricordando, dice ancora Zaia, in tempi non sospetti come siano state installate telecamere, il Veneto è l'unica regione con un sistema di videosorveglianza in ogni treno. Rispetto all'impiego di personale dell'esercito, ha anche aggiunto che quelli che secondo lui dovrebbero essere impiegati sarebbero militari pronti con manette e manganello in caso fosse necessario intervenire a difesa di chi viaggia e chi ovviamente anche lavora all'interno dei treni. Durante l'ultimo fine settimana è stato invece smobilitato il campo che i volontari della regione del Veneto per molti mesi hanno gestito a Monte Monaco, piccolo comune della provincia di Ascoli Piceno di poco più di 600 abitanti ma con ben una ventina di frazioni, che era stato colpito dal terremoto dello scorso agosto. Desidero ringraziare, ha detto l'assessore alla protezione civile Giampaolo Bottacino, tutti i volontari ma anche i dipendenti delle regioni e delle province che in questi difficili mesi si sono avvicendati nella gestione del campo. Voglio anche simbolicamente stringere un grosso abbraccio, ha detto l'assessore, ad Onorato Corbelli, indomito sindaco di Monte Monaco, che ho avuto modo di conoscere direttamente durante la mia ultima visita, e tutti i suoi cittadini ai quali faccio a nome dei volontari veneti un grande in bocca al lupo per il loro futuro. Gente semplice, ha detto l'assessore, ma tenace, che ha dimostrato di non abbattersi e pur nelle difficoltà delle circostanze ci ha sempre accolto con il sorriso.
E intanto il Comitato Veneto di Solidarietà per la popolazione nepalese colpita dal terremoto del 2015 ha presentato oggi il primo obiettivo della raccolta fondi, l'apertura di una scuola ricostruita dopo il sisma. Grazie alla somma raccolta, la scuola del villaggio di Chaptok, completamente rasa al suolo dal sisma, è stata ricostruita in questi giorni, riapre le porte agli oltre 250 bambini e bambine di età compresa tra i 6 e i 14 anni. Ammontano a 12.800 euro le donazioni che hanno permesso la ricostruzione della scuola, denaro consegnato direttamente alla popolazione dagli stessi promotori del comitato. Il 15 febbraio invece prende il via la campagna di semine 2017 di Veneto Agricoltura in provincia di Vicenza. È previsto il rilascio di 271.000 avanotti di trota fario e 31.000 di trota marmorata. Ai fini del ripopolamento dei diversi corsi d'acqua regionali riprendono come sempre ad ogni inizio anno le operazioni di semina di trota fario e trota marmorata nel quadro degli obblighi itteogenici che Veneto Agricoltura gestisce per conto dei concessionari, ovviamente di derivazioni di acque pubbliche in zona A, in particolar modo in provincia di Vicenza. La campagna di semine 2017 prenderà il via, come detto, il 15 di febbraio e riguarderà i corsi d'acqua appartenenti ai bacini dell'Astico, Posina e Leogra, con il lancio di circa 271.000 avanotti di trota fario, e sempre in questo bacino, ma sul fiume Astico, saranno immesse in data 22 febbraio circa 31.000 avanotti di trota marmorata Ceppo Brenta. Le operazioni di semina verranno regolarmente condotte in collaborazione con le guardie volontarie del bacino di pesca Astico Leogra. Orientarsi all'interno di un grande ospedale da domani in poi sarà possibile grazie ad un'applicazione del telefonino. Verrà infatti presentata presso l'ospedale All'Angelo di Mestre la nuovissima app che si chiama My Hospital Serenissima, inaugurata che verrà inaugurata domani proprio dalla regione, con un appuntamento alle 12 all'ospedale Mestrino. Una volta attivato sarà lo stesso sistema a guidare gli utenti e vari direttori generali, ma anche i medici, nelle stanze ove verrà eseguita l'inaugurazione, ma poi più in generale sarà utile all'utenza per addentrarsi nei meandri dell'ospedale, cercando ovviamente i vari distretti, ma anche gli appuntamenti e la tecnologia a servizio della sanità. Ed ora il 2018 che si avvicina per il raduno nazionale dei bersaglieri che si svolgerà a San Donà di Piave. Abbiamo avvicinato il presidente regionale veneto dei bersaglieri, Antonio Bozzo, al quale abbiamo chiesto insomma quali sono gli obiettivi in vista del raduno nazionale. Con Antonio Bozzo, presidente regionale dei bersaglieri del Veneto, perché il 2018 si avvicina e sarà un anno importante per San Donà di Piave, giusto presidente? Esattamente, sarà un anno importante, una serie di tappe di avvicinamento a questo grande evento soprannominato il raduno, il 66° raduno nazionale dei bersaglieri. Molte le iniziative in campo, ma ce n'è una che veramente mi sta a cuore e che la voglio dire a tutti quanti i bersaglieri. Abbiamo ottenuto il via da parte dello Stato Maggiore dell'Esercito del gittamento di un ponte militare proprio sul fiume Piave, sul fiume Sacro alla Patria, quindi simuleremo un po' quella che è stata la ritirata, insomma, dopo la disfatta di Caporetto, per passare dalla sponda di San Donà di Piave alla sponda di Musile, per poi attraversare su questo ponte militare da parte del Genio Pontiere di Piacenza la riconquista di territori, quindi verso Vittorio Veneto. È anche un evento evocativo, fortemente evocativo. Fortemente evocativo, al quale sono chiamati tutti i bersaglieri d'Italia e anche oltre, con una serie di grandi iniziative. Si stima la presenza solo per lo sfilamento finale di oltre 100.000 persone. Insomma. Assolutamente, poi ovviamente ce ne saranno altri di eventi anche a ridosso, no? di questa giornata. Assolutamente importante. Sì, tutti gli eventi che vengono programmati, soprattutto in regione, sono tutte delle tappe di avvicinamento. Infatti non si chiama questo raduno di San Donà di Piave, ma si chiama raduno Piave 2018, proprio per questo motivo, perché c'è un interessamento di tutto il nostro territorio, di tutta la regione e anche le sezioni, insomma, sparse tra Treviso, Belluno, Vicenza, sono coinvolte in questo grande e unico progetto.
Teglio Veneto, da fine marzo ASVO consegnerà le utenze domestiche di Cintoca Maggiore ma anche di Teglio, nuovi contenitori carrellati da 120 litri per il confezionamento della carta e del cartone in sostituzione dei cosiddetti contenitori gialli. Un angolo protetto e riservato destinato alle mamme per l'allattamento al seno e il cambio del pannolino del neonato. A San Donà di Piave c'è una farmacia che ha aderito all'iniziativa dell'US numero 4 del Veneto Orientale denominata Salotto Allattamento City, un nuovo servizio, come detto, che si aggiunge ai precedenti che aggiungono anche alle precedenti iniziative, quali i controlli dell'udito, la consulenza di uno psicologo o di un nutrizionista. La farmacia comunale si sta sempre più qualificando come un punto di riferimento, ma con questa nuova iniziativa alza decisamente la qualità, ha detto il sindaco Andrea Cereser, dopo una serie di iniziative legate alla prevenzione nell'ottica di una sanità diffusa sul territorio. La farmacia aderisce ad una scelta di civiltà, quella di garantire ad ogni mamma e ad ogni bambino il diritto di poter vivere la città, superando una delle difficoltà logistiche che incontrano i genitori di bambini piccoli. Perciò è un obiettivo dell'amministrazione favorire le mamme che allattano. L'iniziativa, peraltro, in linea con le direttive del Ministero della Funzione Pubblica rivolte alle pubbliche amministrazioni affinché assumano azioni positive, comportamenti collaborativi o comunque non ostacolino le esigenze di allattamento. L'allattamento è un diritto fondamentale dei bambini e le madri devono essere sostenute nella realizzazione del desiderio di allattare, ha detto il sindaco. Ispirano francamente tristezza quelle notizie ciclicamente riportate dalla stampa, dice il sindaco, di mamme riprese per aver allattato. Continuiamo il telegiornale, ci spostiamo però ora a Porto Gruaro, torniamo sull'incendio avvenuto in via Camuccina perché ci sono delle novità, come ci spiega nel servizio Rosario Padovano. È stato colui che ha avvertito per primo il 115 segnalando un incendio ed è stato colui che ha bloccato la gazzella dei carabinieri che stava transitando sulla strada via Camuccina. Ebbene sì, nella Porto Gruaro impregnata di rigurgiti di destra, il primo a dare l'allarme è stato un egiziano. Si tratta di Emad El Saghir, originario della capitale egiziana di Il Cairo, operaio in una fabbrica della vicina Cintoca Maggiore, sposato e padre di due figli. Atteso che l'incendio venisse spento, ha assistito col fiato sospeso all'intervento di soccorso. L'ho fatto perché anch'io dei miei figli, purtroppo chiamando il 115, non mi ricordavo il nome della via. Per fortuna, ed è stata una coincidenza fortunata, ha dichiarato, stava transitando una gazzella dei carabinieri. Sono stati attimi infernali e Shagir ha mostrato un invidiabile senso civico. Restiamo sempre in Veneto orientale, Caorle, la sede della medicina di gruppo verrà inaugurata in città nella sede di Riva dei Bragozzi dove c'è il pronto soccorso tra il 25 e il 28 febbraio prossimi. A riferirlo il direttore generale dell'ALS ASL numero 4 del Veneto orientale, Carlo Bramezza. Si stanno ultimando i lavori al punto di primo intervento, ha riferito, e si sta procedendo all'assunzione di un tecnico amministrativo e di un infermiere. Ancora a Caorle perché la scorsa settimana si è tenuto il secondo incontro relativo al cosiddetto progetto del controllo per il vicinato presso il centro polifunzionale di Ottava Presa, oltre al sindaco e al comandante della polizia locale, presenti anche i dirigenti della Polizia di Stato di Porto Gruaro, il commissario Marco Fabro, ma anche il comandante dei carabinieri di Porto Gruaro, il capitano Michele Laghi, ed il maresciallo aiutante della Guardia di Finanza di Caorle, Alessio Tronati, che hanno risposto alle numerose domande rivolte dai cittadini. Come promesso in materia di sicurezza del territorio e delle persone, stiamo potenziando la videosorveglianza, ha detto il sindaco di Caorle, Luciano Striuli, e ci stiamo adoperando per l'istituzione del controllo del vicinato, inteso come servizio di supporto alle attività istituzionali delle forze di polizia, con l'obiettivo di creare una rete di sicurezza integrata residenziale che permetta il costante monitoraggio dei quartieri e delle frazioni. Ed ora un'informazione di servizio perché il nostro gruppo televisivo ricerca per le province di Pordenone, Udine, Gorizia, Trieste, ma anche Venezia, Rovigo, Treviso, Padova, Belluno e Vicenza, personale ambosesso da inserire nel settore commerciale. Si propongono 6 mesi di pratica e poi assunzione a tempo indeterminato. Le persone interessate devono telefonare in orario d'ufficio al numero che vedete in sovraimpressione 0434 55 24 44.
Torniamo a parlare di solidarietà nei confronti delle popolazioni colpite dal violento terremoto in centro Italia, a Portogruaro e in particolar modo nel Portogruarese, ultima in ordine di tempo, una raccolta di generi alimentari, vestiario di mangime per bestiame effettuata nei comuni di Concordia e Portogruaro. Il collega Maurizio Conti ha avvicinato due volontari. Sentiamo. Con Giulia Marcomini, per parlare di un'importante iniziativa di solidarietà verso le zone terremotate che riguarda il bestiame. Esatto. Diciamo che la mia iniziativa è nata da un desiderio di aiutare, vedendo appunto dalla TV, gli allevatori del posto ai quali sta morendo il bestiame dovuto specialmente al freddo, all'impossibilità di raggiungere le proprie bestie per portare cibo principalmente. Quindi voi avete portato giù una quantità importante di mangime? Sì, tra i mangimi e animali d'affezione un 90 quintali. Quindi è una cosa importante. Sì, in che zona siete andati? Pollenza e Fermo. Ecco, poi siamo con Anna Senatore perché assieme al mangime per il bestiame è sceso nelle zone terremotate anche un importante carico con cibo per le persone e vestiario. Per fortuna questo incontro straordinario con Giulia Marcomini ha dato la possibilità anche a me di poter collaborare con la Protezione Civile di Concordia Sagittaria, che ha dei mezzi a disposizione che possono trasportare quantitativi importanti di materiale. Su questa iniziativa il Paese di Concordia ha coinvolto le scuole, ha raccolto quantitativi importanti di cibo per umani e vestiario. Lo stesso tipo di iniziativa è proseguita qui, come sempre, nel mio negozio, e i cittadini portoghesi sono stati veramente molto presenti, attivi e generosi nel raccogliere. Una quantità importante. Molto importante, tanto che è stato necessario procurare un mezzo importante come un tir, che è stato riempito completamente di questi generi unendo raccolta Portoguaro e Concordia, e che è stato consegnato in un magazzino di Fermo. E con questo è tutto, grazie per averci seguito, restate con noi però perché la programmazione continua. Linea prima però alle previsioni del tempo, arrivederci. Martedì, fino all'alba cielo poco o parzialmente nuvoloso, poi sereno o poco nuvoloso, precipitazioni assenti. Temperature generalmente più basse di notte e più alte di giorno rispetto a lunedì, anche sensibilmente nelle ore diurne. In alta montagna valori notturni senza variazioni di rilievo. Venti. Sulla pianura in prevalenza deboli, a tratti moderati fino al mattino. Nella prima parte da nord-est, dal pomeriggio con direzione variabile. Nelle valli deboli con direzione variabile. In alta montagna deboli da sud-est. Mare mosso fino al primo mattino, poi poco mosso.